Rossonero, amici di YouTube, benvenuti nella casa del benzinero e anche la mia. Vi ho appena rubato il canale soltanto per dirvi che la Juve questa sera vi asfalta 2 a 1. Ciao. Scusa, mi hai fottuto il canale. E volevo semplicemente avvisarvi che stasera non Ma tu, vincerete. che hai un punto in classifica, come fai a dire che batti noi? È una sensazione, ma secondo me vi batteremo, John. Ma mi faccia il Ma piacere. dai! Popolo rossonero, amici di YouTube, benvenuti alla casa del benzinero. Detto questo, fratelli rossoneri, oggi partita fondamentale, lasciamo perdere questi gobbi bianconeri che gli piacerebbe vincere, ma oggi è la nostra partita, è una partita troppo importante per noi. Andiamo allo Juventus Stadium, campo difficile sicuramente, la Juve all'ultima spiaggia, non ascoltate le dichiarazioni di Allegri. Acciughina, che ieri in conferenza ha detto che è più importante per il Milan che per la Juventus vincere questa partita. Sei a un punto, cazzo. Sei in zona retrocessione, è più importante per il Milan, malauguratamente rimane lì comunque a 9 punti. Tu rischi di essere ultimo, penultimo, terzultimo, cazzo. Sei un grande paraculo, è più importante 10 volte per te questa partita, perché se esce quello che penso io, cioè che vi asfaltiamo, tu sei giù in una fossa, acciughina, sei giù in, anzi, secondo me rischi anche l'esonero. Detto questo, non sarà, come ho detto prima, una partita facile, non dobbiamo assolutamente attaccarci agli infortuni, anche se questa cosa comincia se l'anno scorso. C'era la scusa del Covid. Quest'anno tutti questi infortuni, che cazzo appena iniziata la stagione, mi infastidiscono, perché la metà sono problemi tutti muscolari e dopo ovviamente davanti sono problemi dovuti all'età. Quando hai delle pur fortissime punte sopra i 35 anni, gli acciacchi ci possono anche stare. Comunque io sono fiducioso perché il Milan sta bene, il Milan gioca bene, il Milan è in forma smagliante, lo si vede dal ritmo che impone alle partite e anche oggi il Milan metterà in campo una grande formazione perché alla fine quest'anno Maldini a Pioli gli ha regalato un'ampia rosa, quindi qualsiasi sia il risultato io non mi attaccherò alle assenze perché Pioli sarà in grado di mettere 11 giocatori tutti di un ottimo livello. Andiamo subito adesso ad analizzare la probabile formazione. Vi dico anche delle sensazioni, c'è qualcosa che all'interno degli 11 che probabilmente partiranno stasera a me non mi va giù per vari motivi. Se fosse confermata questa formazione, ve lo dico subito, in porta Magic Mike Maignan. Anche se lo mettevano in forse per un problema alla mano, ma io sono convinto che per una partita così importante si farà di tutto per recuperarlo. Non vorrei mai giocare con Tata Lusano contro la Juventus. In difesa, sulla sinistra, il solito Pendolino, Theo Hernandez. In difesa, centrali, ed eccoci qui dove ci sarà la magagna. Tomori, che va benissimo. Romagnoli è dato favorito a Kier perché Kier difficilmente riuscirà a fare 2 partite consecutive. Non va bene. Perché non va bene? Perché se realmente, come ha detto Mino Raiola, Romagnoli è promesso alla Juve a zero, se poi dovessero esserci degli errori da parte di Romagnoli, si scatena il putiferio. Primis in primis io, quindi perché devo mettere titolare uno promesso alla Juventus? Speriamo che non sia così e io voglio che oggi per motivi di concentrazione gioca Kier, Calabria e Florenzi sulla destra perché Calabria ha dato forfè, problemino muscolare, speriamo di recuperarlo per la partita contro l'Atletico Madrid. Salamaker torna al suo posto, giocherà la coppia che sì, Tonali,
Speriamo che Kessié torna a fare la partita da top player e che Tonali stia bene, che possa fare la sua prestazione al 100% come sta facendo fino ad ora, che è la grande sorpresa di questo Milan. Sull'esterno alto sinistro sarà Leao Meravigliao, che anche lui deve confermare quello che di buono ha fatto. Secondo me metterà in panico completo la difesa della Juve. Davanti giocherà Ante Rebic con Pellegri pronto a subentrare nel caso che Rebic verso l'80esimo sia stanco. Vedete che la formazione è assolutamente competitiva per battere la Juve. Io sono teso come una corda di violino, non vedo l'ora di vedere questa partita. Stasera me la guarderò nella mia stanza, farò, se riesco, una live reaction che vi piazzerò domani. Sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale, vi voglio carichi per stasera. Sempre Forza Milan.